Siamo con Daniel Frigo, amministratore delegato di Walt Disney Company Italia, al quale chiediamo come nasce questo progetto di solidarietà e di volontariato che porta una grande realtà come Walt Disney a un progetto in fondo umile come l'apertura del Medicinema qui al Niguarda. Allora, devo dire che io che vengo da Londra, i piani che abbiamo fatto con Great Ormond Street a Londra, che abbiamo questo partnership fantastico, un rapporto bellissimo con questo ospedale. Io ho visto first hand proprio quanto è bello portare talenti, film in ospedale. E subito quando sono arrivato in Italia è stato un piano, un'idea, e devo dire che ho trovato della gente stupenda in Fulvia Salvi e Marco Trivelli e giù con Gemelli e Fabiola Bertinotti che lavora con noi. People make the difference, cioè per la gente che riesce a portare avanti una cosa che sembra impossibile, which is never the case, cioè, e devo dire, people che riesce a portare avanti queste cose. Possiamo aspettarci di replicare ancora questa lodevole iniziativa? Speriamo di sì, stiamo già programmando un paio di cose. Su Milano? Stiamo parlando e vediamo un po'. Non possiamo svelare niente, ancora no. Però, guarda, noi, la Disney non va via, e questo è un progetto che sappiamo che porta veramente un ritorno di cuore e di amore per le famiglie, per i pazienti, per i dottori, è una cosa che è un win-win che portiamo avanti. E adesso bisogna capire where, come.